Buonasera a tutti e bentornati. Io sono Ardena, guida turistica Torino e anche questa sera in collaborazione con Mole 24 sono qui per il nostro consueto appuntamento della finestra su Torino, alla scoperta delle piccole chicche della nostra città. Allora, stasera in realtà andiamo a parlare di qualcosa che abbiamo spesso sotto gli occhi, ma a cui magari non facciamo assolutamente caso. Ci siamo chiesti tutti i personaggi che ci sono nei vari monumenti che incrociamo ogni giorno sul nostro percorso? No, perché oramai li diamo per scontati, però se sono stati messi lì, evidentemente, e perché vanno ricordati. Allora andiamo a ricordarli insieme, a scoprire magari qualche piccola curiosità in più sulla loro vita. Pronti? Andumma! Data la fondazione di epoca romana, non possiamo che partire dalle sculture che rimandano a quel periodo, in realtà però installate nell'epoca fascista. Allora abbiamo visto Giulio Cesare e qui vedete Cesare Augusto con braccio in avanti, con la sua prestanza, perché è uno che ha cambiato la Roma di mattoni con una Roma di marmo. Mentre qui vedete, opera della Giugiaro Design, le statue dedicate alla possente, la dea Sekhmet, che ci indicano l'ingresso del Museo Egizio. E così come ci indica l'ingresso di quello che rimane della cittadella, la statua di Pietro Micca, che ha donato la sua vita alla causa dell'assedio di Torino del 1706. Vincenzo Gioberti invece in Piazza Carignano, opera di Albertoni, statista e filosofo, confessore di Carlo Alberto. E poi le sculture che rappresentano i nostri due fiumi principali. Qui vedete la donna, la Dora Riparia, e il Po, quest'uomo barbuto, che vengono scolpite da Baglioni nel 1933 e collocate in piazza CLN. Mentre qui vedete quella che è l'immagine del faro della Vittoria sul colle della Maddalena, scolpita da Edoardo Rubino e commissionata da Giovanni Agnelli Senior. Ecco che invece qui vedete Polluce che insieme a Castore fanno da protezione al Palazzo Reale di Torino e poi la scultura che rappresenta Ferdinando Duca di Genova, fratello di Vittorio Emanuele II. Mentre qui vedete la statua di Luigi Lagrange, il fondatore dell'Accademia delle Scienze di Torino, e poi di Teofilo Rossi. Lui invece, ricordiamo che era figlio di Luigi Rossi, fondatore della Martini Rossi, ma soprattutto è stato un politico piemontese, un uomo molto serio, ministro del commercio e dell'industria. Ed ecco che passiamo invece a Giovanni Battista Bottero, fondatore della Gazzetta del Popolo nel 1848, scultura di Edoardo Tabacchi. Mentre qui vedete invece la statua che dal 1942 è posta in Corso Mediterraneo, prima era alla GAM, ed rappresenta Vincenzo Vela, grandissimo scultore, forse il più importante dell'Ottocento, qui scolpito all'atto di rappresentare un Napoleone morente. Su Corso Cairoli, ma in asse con Via dei Mille, non possiamo che trovare invece Giuseppe Garibaldi. Garibaldi viene rappresentato con un leone, simbolo naturalmente di forza del popolo, e con una donna che null'altro è che un'allegoria dell'Italia. Mentre qui vedete Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, comandante, scolpito da Baroni e Morbiducci nel 1937, affiancato dai militari delle varie armate della Prima Guerra Mondiale. Uno tiene già la maschera antigas, il grande passaggio, e invece il re di tutte le statue, nonché primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, 20 anni per costruirla, opera dell'architetto genovese Pietro Costa, commissionata da Umberto I alla morte di suo padre nel 1878 e inaugurata solo nel 1899. Per i lavori di manutenzione ci si cala nella calotta cranica di Vittorio. Ecco che Toio è rappresentato anche sotto il porticato del Palazzo di Città, insieme a suo padre Carlo Alberto, posto proprio di fronte a lui. Carlo Alberto è rappresentato anche nell'altra statua equestre sulla piazza omonima e sul basamento ci sono le quattro armate dell'esercito piemontese del tempo. E poi l'altro valido condottiero che è il Prinz Eugen, il principe Eugenio di Savoia-Soissons, capo della fanteria austriaca e fondamentale durante l'assedio di Torino del 1706. E qui di nuovo invece Ferdinando Duca di Genova, fratello di Vittorio Emanuele, mentre lui è Amedeo VI, il conte Verde, fondatore dell'Ordine del Collare, che è l'ordine cavalleresco più importante di Casa Savoia. Mentre campeggia davanti a Palazzo Madama il monumento dell'alfiere sardo, con la sciabola sguainata e il tricolore, opera di Vincenzo Vela, offerta dei milanesi nel 1857 all'esercito piemontese, su cui erano puntate tutte le speranze di indipendenza dall'Austria. E qui invece troviamo il fermacarte, quello che così viene chiamato in Piazza Carlina, l'unico monumento che abbiamo a Camillo Benso, conte di Cavour. Il mio povero Camillo è rappresentato in abiti d'antico romano con una donna discinta ai suoi piedi che è l'Italia.
Ferma carta appunto perché i torinesi la detestano abbastanza. E davanti all'imponente basilica di Maria Ausiliatrice non possiamo che trovare la statua di San Giovanni Bosco con tutti questi ragazzini intorno a lui, proprio per l'operato che lui ha portato avanti. Mentre il monumento in piazza Statuto, commemorativo agli operai morti durante la costruzione del tunnel del Fréjus, porta in punta un angelo con delle grandi ali. Opera di Pietro Canonico è invece il monumento ai Cavalieri d'Italia, dove un militare dell'arma di cavalleria è rappresentato con redini e stendardo e collocato al lato del Palazzo Madama dal 1937. Quest'uomo in divisa è sul cavallo impennato e Amedeo Duca d'Aosta, figlio di Vittorio Emanuele II, rappresentato da Davide Calandra nel 1902. Sul basamento tutti i personaggi della stirpe sabauda. Lui invece è Massimo D'Azeglio, primo ministro del Regno d'Italia, ma personaggio molto poliedrico, tanto che Alfonso Balsico nel basamento della sua statua rappresenta una tavolozza, era anche un pittore, un libro e una spada militare. Lui invece, rimanendo sempre in tema militare, è il generale Ettore de Sonnaz, rappresentato in alto uniforme dell'esercito sabaudo. Mentre in ultimo troviamo Galileo Ferraris, lo scopritore del campo magnetico rotante, statua realizzata da Contratti nel 1903 e con il basamento dove compare una sfinge alata e una fanciulla che sono le allegorie dell'enigma della natura e della verità della scienza. E allora dopo questo pieno di simbolismi e di personaggi io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata e vi aspetto domani con la finestra su Torino.